Perché è una vergogna che nessun sindaco si è fatto vedere. E la colpa di loro è per tutti i cittadini che a suo tempo li hanno votati. Questa è la fiducia che danno. Io ce l'ho personalmente con tutti gli amministratori del territorio. È una vergogna che dovrebbero essere loro i primi a fare queste cose. Non era la Seracchiani. E vin pensato, ma non è dal territorio, quindi non us conosco. Ma vin due dal territorio, il sindaco e la signora Barbara Zilli, che chi non si è mai veduta e ha sempre, vin sempre tanto promettuto, tanto, nessuno ha la mantenuto, la casson. E la Monica Ferragotto? E la Monica Ferragotto, la caie. Quindi il motivo della nostra presenza in piazza oggi, qua di fronte a una struttura che sia sacra, che sia cara, che è costata anche a suo tempo una grossa lotta popolare. Questo ospedale è modulare, qui si può aggiungere quello che si vuole e rimarrà sempre la struttura originaria. Ma non si vuol fare, la gente è stufa, vuole fatti, non chiacchiere, non selfie, non fotografie di inaugurazioni, fasulle e farlocche. Cose concrete. E la sanità, secondo noi dai comitati, è fondamentale, è la prima cosa. La risposta sanitaria deve essere quella che dà l'immagine di un territorio. Io devo essere in grado in poco tempo di essere ricoverato, al limite curato, al limite stabilizzato se la struttura locale non è in grado di rispondere alla mia patologia, ma portato vivo magari a Catinara, ma vivo. Mentre oggi, come voi sapete, avrete sentito, non abbiamo neanche la guardia medica, ma vi rendete conto? Cioè è un territorio di 20-25 mila abitanti, abbandonato a se stesso. Non lo vinci tu. Ecco, allora, ma capisci, bisogna che noi rivendichiamo il legittimo diritto alla salute. Noi abbiamo il diritto alla salute, che è un articolo della Costituzione, il 32, lo dice chiaro. È evidente che qua nessuno chiede cardiochirurgie o cose strane, cose eccelse, ma non serve, e ripeto, chiudo perché altrimenti non la finisco più, a noi serve un pronto soccorso che dia la prima risposta nell'emergenza, nei codici rossi soprattutto, per la stabilizzazione, un reparto di medicina, perché noi ormai vecchietti, perché ci devono mandare? Vado al mezzo, alla Tisana, a Udine, a San Daniele, di qua di là. Con tutti i problemi che poi, specialmente chi è anziano e magari anche solo ha, perché se c'è una famiglia dietro, il disagio, diciamo così, è sopportabile, anche se è ingiusto, ma è sopportabile. Ma pensiamo sempre a quelli che non hanno queste possibilità. Se avete seguito i giornali in questo periodo, la Regione è riuscita a far sì che quasi 2 miliardi di euro in 5 anni non vadano a Roma come contributo regionale, diciamo così, al buon governo.